Polifemo, una puntata sull'Ilva e quindi parleremo di ambiente, di produzione, di sicurezza sul posto di lavoro. Una battuta per uno per anticipare i temi caldi della puntata. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto. Il bicchiere forse non è mezzo pieno per quanto riguarda l'Ilva, è proprio vuoto. Da parecchio pure. E cosa la preoccupa maggiormente? Io credo che rischiamo nei prossimi mesi di peggiorare una situazione che in questo momento è già drammatica. Non c'è soluzione al problema Ilva oggi. Eppure il governo non vuole trovare una soluzione al problema Ilva. Il governo pensa di andare avanti a tentativi con l'improvvisazione. Aspettando gli acquirenti. Sì, per riprendere le parole poi della viceministro, la Bellanova, il governo scommette. Io gli risposi: non si può scommettere sulla salute delle persone, dei cittadini e dei lavoratori. Ok. E Marescotti, vedremo nel corso della puntata le interviste che ho realizzato a Emiliano. Emiliano è stato considerato dal segretario della CGIL come una persona che specula sulle morti, ma di fatto l'inquinamento prosegue incessantemente. E poi c'è la questione delle morti sul posto di lavoro. Sono questioni che sono all'attenzione di tutti, ormai non possiamo più negare l'evidenza di una fabbrica che non è stata risanata, e un'altra evidenza importante è quella che non c'è nessun segnale positivo di cambiamento per quanto riguarda la salute a Taranto. E poi si dà la colpa alla Commissione europea, perché chiaramente fa il pelo e il contropelo sul fatto che in Italia le normative antinquinamento relativamente all'Ilva non vengono attuate. Così ha detto Gozzi, presidente di Federacciai, che ho intervistato e la cui intervista vedremo nel corso della puntata. Telegraficamente? La Commissione europea è stata ovviamente quell'organismo a cui ci siamo rivolti nel momento in cui abbiamo visto che il governo italiano non tutelava più i cittadini di Taranto. Amedeo Zaccaria, responsabile provinciale, responsabile locale della rete ISIDE per la sicurezza sul posto di lavoro. Lei ha perso tragicamente un figlio alcuni anni fa, ma il dramma si ripete con la morte alcuni giorni fa di un altro operaio, Campo. Sì, di Giacomo Campo, no? Noi con la rete ISIDE cerchiamo di divulgare un pochettino tra i lavoratori la cultura per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di capire quali possono essere le soluzioni più significative per ridurre questi eventi, perché da quello che stiamo vedendo, quello che sta accadendo, le conclusioni che si traggono sono che comunque si deve andare ben oltre i corsi di formazione e quant'altro. Ok, l'Ilva, signori cari, ha trasformato i cittadini di Taranto in carne da macello. Per questo io dico no all'Ilva, per questo io dico chiudiamo l'Ilva. Polifemo dalla parte dei cittadini, Polifemo dalla parte della vita.